a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video. E il video di oggi è un po' diverso da quelli che escono di solito. Come potete leggere al titolo, oggi andiamo a scoprire i migliori progetti usciti in America secondo me, e ci tengo a precisare secondo me. Infatti ho stilato una top 5 tra tutti gli album che sono usciti in questa prima parte del 2020, e ovviamente questa top 5 è basata sui miei gusti personali. Sono i 5 album che a me sono piaciuti di più in questo 2020. Vorrei che tutti commentaste sotto al video la vostra top 5 degli album usciti in America quest'anno, in modo tale da creare una discussione, uno scambio di idee e farci un'idea più in generale sugli album usciti quest'anno. Questo video lo volevo fare già da un po', però ho aspettato luglio, perché con luglio sono passati 6 mesi pieni dall'inizio di quest'anno e quindi possiamo stilare una top 5 di questa prima parte. Ovviamente quando finirà l'anno ci sarà una classifica più completa e finale. Devo dire che questo 2020 è partito davvero col botto, se solo si pensa anche agli album di Uzi, che subito hanno alzato l'asticella per gli altri artisti. Nel complesso oserei dire che questa prima parte del 2020 secondo me è già superiore a tutto il 2019 e forse anche il 2018. Sono usciti veramente un sacco di progetti interessanti, e stilare questa top 5 vi assicuro che non è stato facilissimo per me. Prima di cominciare vi dico un'ultima cosa: fatemi sapere se vi potrebbe interessare un video del genere con le uscite italiane. Fatte queste promesse possiamo pure iniziare a parlare dei migliori album usciti quest'anno. Al quinto posto ho inserito Kunna, il nuovo album di Ganna uscito il 22 maggio. Il titolo dell'album deriva da un soprannome dato a Ganna per anni, che poi diventò il suo nickname su Twitter e successivamente l'ha trasformato in un acronimo. L'album a livello di vendite è andato molto bene. Nella prima settimana ha venduto 111.000 units, che, attenzione, non sono le copie fisiche dell'album. Quando si parla di units si intende sia le copie fisiche dell'album, sia i download delle canzoni e sia gli streaming su Spotify e sugli altri servizi di streaming. Più precisamente, un unit equivale o a una copia fisica del disco venduta, o a 10 download di una canzone o delle canzoni dell'album, oppure a 1500 streaming sui servizi appunto come Spotify, Tidal, eccetera eccetera. La tracklist è quella che vedete. L'album è composto da 18 tracce, fit abbastanza pesanti, gli Untag che troviamo in due tracce, Travis Scott, Roddy Ricch, Lil Baby. La mia traccia preferita è proprio una di quelle con gli Untag ed è Dollars on My Head, che secondo me è una hit veramente mostruosa. Sin da quando è partito l'album mi sono subito reso conto di stare ascoltando una roba che andava ben oltre quelli che fino ad oggi sono stati gli album di Ganna. Infatti lo reputo il suo migliore album. Ha un sound veramente curatissimo, e quando è uscito ero molto indeciso su quale preferire tra questo e My Turn di Lil Baby. Tempo fa è stata annunciata anche una deluxe edition che non è ancora uscita, quindi il capitolo Kunna non è ancora finito. Vedremo questa deluxe edition se contribuirà a rendere l'album ancora più bello. Al quarto posto ho inserito Mid Who 2 di Pop Smoke. L'album è uscito il 7 febbraio, 5 giorni dopo è uscita la deluxe edition, ed è il secondo capitolo della saga Mid Who. Il titolo deriva da IV, che è una gang criminale di New York di cui Pop Smoke faceva parte. Comunque sì, ho già fatto un video sulla drill newyorkese che, in caso non avesse visto, vi lascio in descrizione, con gli altri link magari di album o progetti di cui ho già parlato, in modo tale che se foste interessati potete approfondirli meglio. L'album è stato accolto bene dal pubblico. Nella first week ha mosso 36.000 units, che comunque per un artista emergente come era Pop Smoke non è affatto male. La versione originale dell'album è composta da 13 tracce, la deluxe edition ne ha aggiunte 3, e troviamo molti feat, tra cui due con Lil TJ. Tra l'altro Mannequin è la mia traccia preferita dell'album, è veramente un missile, i due non sbagliano una rima di numero. E in generale possiamo notare molti esponenti di New York, sia della scena drill che artisti normali come può essere A Boogie With The Hoodie, ma anche esponenti di altre scene tipo Quavo ad Atlanta o Ganna nel remix di Dior. Questo album a mio parere può definirsi il manifesto della drill a New York e anche l'album più mainstream di questo genere. È uscito a febbraio, ma a distanza già di pochi mesi è già culto a mio parere. A differenza dell'album postumo infatti è totalmente incentrato sulla wave drill, però ci sono anche tracce come She Like Me che contengono parte dell'evoluzione che poi ha approfondito di più con Shoot for the Star e Aim for the Moon, su una wave un po' diversa diciamo da quella cattiva drill. Arriviamo alla top 3. Al terzo posto ho inserito My Turn di Lil Baby, uscito il 28 febbraio. L'1 maggio ha droppato la deluxe edition. L'album a livello di vendite è andato una bomba. Nella prima settimana ha venduto 197.000 copie, ma poi è rimasto al primo posto per più settimane, e anche questo, come vale per Ganna, devo dire che a mio parere è l'album meglio riuscito di Lil Baby. Quella che vedete è la tracklist, la versione originale è composta da 20 tracce che già di base compongono veramente un album ottimo, nel quale non ci sono fill
filler, al massimo una traccia, ma in generale sono 20 tracce fortissime. E poi con la Deluxe Edition se ne aggiungono altre 6 che completano ancora di più questo album. Vi giuro, per me è difficile scegliere una traccia preferita, ma credo che sia una tra Consistent o Emotionally Scared oppure We Paid con 42 Doug. A mio parere, con questo album Lil Baby è diventato un artista con la maiuscola e ha sviluppato un sound tutto suo. Si è distanziato tanto da Young Thug, infatti a mio parere di influenza di Young Thug in questo album c'è davvero poco, e l'ho preferito a One proprio per questo. Lo reputo un lavoro più maturo e personalmente l'ho apprezzato di più. Tra l'altro il 2020 di Lil Baby non si è fermato solo all'album, perché poi ha continuato a fare featuring o altre tracce come The Bigger Picture, che sono veramente infuocate e fortissime e stanno coronando un 2020 da urlo per Lil Baby. Arriviamo al secondo posto. Ho messo Eternal Take e la Deluxe Edition di Lil Uzi Vert. EA è uscito il 6 marzo, mentre la Deluxe una settimana dopo. L'album è andato una bomba a livello di vendite, infatti Eternal Take nella prima settimana ha collezionato 288.000 copie vendute e nella seconda settimana attorno alle 250.000. Ovviamente questo anche dato dal fatto che è uscito un altro album praticamente. La cosa assurda poi è che ha venduto tutte queste copie, specialmente nella prima settimana, facendo un album praticamente senza feat. C'è da dire davvero tanto su entrambi gli album, potrei farci un video dedicato a parte. Se siete interessati ad averlo, fatemelo sapere con un commento, che lo faccio ben volentieri. Concettualmente Eternal Take è stato diviso in 3 parti, che corrispondono ai 3 ego di Uzi. Dalla traccia 1 alla traccia 6 abbiamo la sezione Baby Pluto, dalla traccia 7 alla traccia 12 abbiamo la sezione Orangey, mentre dalla 13 alla 18 c'è Uzi. Infatti, se ci fate caso, dopo aver saputo questo, se andate a riascoltare l'album vi renderete conto che a seconda delle parti il sound di Uzi è leggermente diverso. Un solo feat, Sid, i nomi grossi e quelli con più hype Uzi li ha conservati per metterli tutti in Luvies The World 2, che poi è la Deluxe Edition. Troviamo Young Thug pure in questo caso in 2 tracce, Gunna, Chief Keef, 21 Savage, Future, tantissimi davvero. Ci sono alcune tracce che erano state spoilerate, alcune anche leakate, tanti anni fa e che Uzi finalmente ha pubblicato, per esempio Kobe con Chief Keef. In più Uzi quest'anno sembra veramente attivissimo, pensate che c'è anche una possibilità che non finisca qui e che possa droppare un altro progetto. Io, visto gli album che ha droppato, i feat che sta facendo, non posso che essere curioso. Arriviamo al primo posto. Ho inserito Eye of Life di Future, uscito il 15 maggio. Ci ho già fatto un video a riguardo che è molto più dettagliato, nel caso in cui fossi interessati vi invito a vederlo. E proprio in quel video accennavo al fatto che ai tempi non sapevo se mi piacesse più quell'album o quelli di Uzi. Ora che è passato un po' di tempo posso dire che preferisco questo progetto agli album di Uzi. L'album a livello di vendite ha stabilito perfino dei record per Future e alla prima settimana ha mosso 153.000 copie. La tracklist è quella che vedete, è composto da 21 tracce. Di queste 21 tracce 5 erano già uscite, tra cui Life is Good con Drake. A mio parere Future è stato davvero furbo a metterle nell'album, perché l'album ha fatto disco d'oro in 20 minuti. Come potete vedere è pieno di feat, tutti nomi importantissimi, e vi giuro che non riesco a trovare una mia traccia preferita, perché dipende dal mood assolutamente. Posso dirvi quella con Lil Uzi, come posso dirvi Too Comfortable o tante altre. Veramente questo album è uno dei pochi album che mi è piaciuto tutto tantissimo. Il produttore esecutivo dell'album è DJ Esco, produttore storico di Future. I due hanno un gran rapporto di amicizia ma anche di lavoro, infatti non è neanche il primo album di cui fa il produttore esecutivo, ci sono già stati Future ed Hendrix e altri. In questo album sono abbastanza sicuro di dire che non c'è veramente un filler, sono 21 tracce che scorrono benissimo. Infatti DJ Esco secondo me ha fatto un lavoro ottimo, è curato da ogni punto di vista del sound, è veramente assurdo, ed è proprio per questo che io lo preferisco agli album di Uzi, perché quelli di Uzi a livello di sound e più che altro proprio di fluidità con la quale passano le tracce ha dei difetti, a qualche punto in cui l'album diventa un po' pesante. Invece questo di Future secondo me scorre liscissimo, quindi questo piccolo fattore per me ha determinato la classifica e ha determinato il mettere al primo posto questo lavoro. Questa è la mia top 5 degli album usciti in America fino ad oggi. Vi rinvito a commentare scrivendomi la vostra top 5, se siete d'accordo con la mia, se non siete d'accordo scrivete qualsiasi cosa vogliate. Sono curioso di sapere come la pensate anche voi riguardo questa prima parte del 2020. Lasciate un mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto. Vi invito anche ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su qualsiasi tipo di video, mentre per non perdervi i miei video, se siete già iscritti attivate la campanella, condividete questo video con i vostri amici e noi ci vediamo con un prossimo video. Slatt!